Buongiorno a tutti, io sono Giacomo, fiore di carta per gli amici e anche per quelli che non mi conoscono. Perché oggi compongo un brano? Perché così. No, scherzo. Allora, oggi compongo un brano per la mia raccolta di racconti che si chiama I racconti della luna e che potete trovare sul link in descrizione, sia sul mio blog sia su Wattpad. Brano in questione dovrebbe essere un brano che richiama la neve, perché fa parte di di un racconto che avevo cominciato a scrivere un po' di tempo fa, la cui ambientazione iniziale è per l'appunto in un campo innevato. Ora, se mi riesce, se non faccio abbastanza casino, mi piacerebbe leggervi l'incipit, giusto per farvi capire insomma cosa andremo a fare. Intanto una piccola nota, in teoria ho modificato alcune impostazioni dell'audio per fare in modo che il desync fra il mio faccione e l'audio fosse un po' minore, però questo potrebbe aver causato un desync ulteriore per cui adesso la mia bocca si muove e l'audio viene dopo. Nel caso se c'è qualcuno in chat che può farmi il favore di dirmi se sta andando tutto bene, grazie. Molto bene, allora, e poi se ci sono anche altri problemi, tipo la mia faccia che smette di muoversi o non so, robe randomiche. Poi in teoria voi dovreste sentire anche il pianoforte. No, ho detto una bischerata, perché devo fare così per fare in modo che voi sentiate il pianoforte. Un bel do minore, la mia tonalità preferita. Questo no. Si maggiore. Do maggiore. Re. Maggiore. Comunque. Ok. Allora, se lo ritrovo, eccolo qui. Ah, non è in mezzo alla neve? Ok, si comincia già bene, non è in mezzo alla neve, è in mezzo alla pioggia. Comunque, l'incipit è il tale che segue. Pioveva dirotto, pioveva sui pini e fra gli aghi ombrati che coprivano il muschio. Intorno a me vibrava un profumo di purezza che leniva ogni fatica, plasmava ogni sogno. Doveva essersi sparsa la voce perché nei villaggi mi venivano rivolti sguardi biechi e sussurri di maledizioni, quasi il marchio dei ricordi risaltasse vivido sul mio volto tirato. È lui il cercatore. Bada, stagli lontano. Le sue parole di miele celano una curiosità indegna che non è gradita ad alcun dio. Su di lui aleggia sventura morbosa. Temevano infatti che potessi contagiarli con la tristezza, o meglio, con la conoscenza di questi fatti che a voi sto narrando e di molti altri che, per particolare orrore o meraviglia, ometterò a beneficio della vostra salute. Ero dunque in solitudine, o meglio, la mia unica compagna era la pioggia. Fui sorpreso, perciò, nel sentire appena percettibile un rimestare di sterpaglie poco lontano fra gli alberi. Non presi il bastone, né mi sollevai dal giaciglio. Sapevo, in qualche modo, che non mi avrebbe fatto male. Ora, se qualcuno di voi ha già letto uno dei miei racconti, saprà che trattano tutti bene o male di eventi paranormali incontrati da questo cercatore di miracoli. E nel particolare, tutti gli eventi sono una ragazza che per un motivo o per un altro ha subito una maledizione e lui le incontra, si fa spiegare la loro storia. Quindi il brano di oggi deve trasmettere in qualche modo solitudine, pioggia e non so, io me lo immagino col colore blu. Adesso vediamo se riesco a fare qualcosa, ok? Allora, prima di tutto apriamo l'editor. Ora, voi dovreste riuscire a vederlo senza problemi in teoria. Esattamente, non so se riuscite a vedere anche. No, voi vedete la schermata bianca per adesso. Ok, allora, un po' di dati intanto li dovrò inserire io. Titolo del brano. Qualcosa che gli mandi la pioggia. Ok.
Teardrop Distance, no, meglio di no. E... Questo va bene. Ok, compositore io. Diritti d'autore. Se qualcuno si sta chiedendo, ma non hai paura a comporre in diretta facendo, streamando proprio la tabella dove stai inserendo le note? No, perché tanto molto difficilmente riuscirò a finire di comporlo entro oggi, e, cioè entro questa un'ora, e poi non ho paura perché questo video è la dimostrazione che lo sto componendo io in diretta, quindi insomma. Allora, per gli strumenti io metterò il mio solito trio. Perché ormai mi sono specializzato in questo, metto un bel flauto, un violoncello, cordof, no, sarà su archi, violoncello e l'immancabile pianoforte. Vai. Tonalità avevo già deciso per un Si maggiore Sol minore. Tempo. Allora, perché dovrebbe essere in tre? Com'è che l'avevo... Perché ieri me l'ero un attimo immaginata. Facciamo 80? Poi come minimo sto sbagliando, eh? Però intanto metto 80. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, papà, 6 ottavi direi. Ok, 6 ottavi. Eccoci qua. In teoria adesso dovreste vederlo. Bene. Probabilmente lo vedete, come si dice? Lo vedete a bassissima risoluzione, però vi tocca, mi spiace. E ok. Allora, vediamo un po'. Ciao, hai fatto il conservatorio, mi chiedono? Sì, che bel nome che hai, tra l'altro. E sì, ho fatto il conservatorio, ho 11 anni di conservatorio, ma non mi sono mai diplomato perché poi mi sono iscritto a medicina. Semplicemente. E la mia esperienza di composizione conta praticamente di un anno e mezzo. Ho composto alcuni brani, alcuni li trovate su YouTube, altri invece sono ancora in fase di editing, diciamo, perché sto imparando, combino quel poco che so di armonia generale. Grazie, grazie mille. E, appunto, dicevo, compongo grazie a Commander Root. Grazie Magix. Sì, quel poco che so di armonia generale fondamentalmente l'ho imparato facendo armonia, perché io al conservatorio di licenze ho acquisito solfeggio, storia della musica, armonia e ho lasciato prima di dare l'ottavo di pianoforte. E come dicevo ho composto alcuni brani soprattutto per il progetto Cassandra, che è quest'opera che sto scrivendo e che adesso è un attimo in pausa. Perché la storia verterà su alcuni problemi psicologici e malattie che mi piacerebbe poi approfondire nei miei studi, perché appunto studio medicina e l'anno prossimo inizio psicologia e psichiatria, anzi, scusate. Quindi combinerò le cose. Ora, continuando, si diceva Drop of Distance, ecco, io spero pure che sia corretto in italiano, cioè in inglese. Allora, vediamo un po', però non avere il pedale del forte un po' mi sta inficiando. Come mai hai lasciato, al di là della passione per la medicina?
Tempo, questione di tempo, perché ho fatto un anno in contemporanea a Conservatorio Medicina ed è stata credo l'esperienza più traumatica della mia esistenza. E in realtà ho fatto 2 anni di università e conservatorio insieme, perché un anno ho fatto anche biotecnologie. E sì, non era facile, anche perché medicina è totalizzante, poi dopo gli ultimi aggiornamenti dei nostri grati ministri della cultura è diventato improponibile, cultura ho detto, istruzione, è diventato improponibile fare 2 cose contemporaneamente perché adesso anche il conservatorio è università, ci sono un sacco di corsi, un sacco di crediti da fare. Avrei potuto fare doppia università, però a quel punto medicina già sono 6 anni, se mi mettevo anche a rallentare per fare anche il conservatorio non finivo più. Datemi solo un secondo, recupero il mio pedale del forte e torno. Accidentaccio. Eccoci qua, pedale del forte recuperato. E solo per la mia gioia era finito in mezzo all'acqua, per cui ho le mani piene di nuova. Si diceva, pianoforte, flauto e violoncello. E mi piacerebbe che questo brano abbia qualcosa di malinconico, ma non di triste. Io ho composto molti brani dal fare molto, molto, molto pesante, molto triste. Stavolta vorrei qualcosa di un po' più carino. Allora, per iniziare, vediamo un po', c'è la pioggia, quindi. Poi una cosa che parte dal basso. Ci piace così. Quindi col pianoforte. 1, 2, pausa, pausa. Ok, mi chiedo se sia il caso di però cambiare perché 6 ottavi è un po' corta per questo. Tan, 2, 3, 1. Anche perché questo è in 4 quarti tra l'altro. Eh sì, così in 4 quarti però, caro mio. Cambiamolo in 4 quarti allora. Poi se qualcuno si sta chiedendo che programma è Muse Score 2, lo trovate gratis sul web, è veramente molto buono, io mi ci trovo da Dio e anche il suo sintetizzatore è fenomenale. Quindi così, allora si diceva indicazioni di metrica, ci mettiamo un bel 4 quarti. Quindi abilitiamo, ok, quindi 1, 2, perché non prendi? Dai! Ah, sì, allora, un attimino, perché ho tutto l'accrocchio per collegare tastiere, vediamo se arriva l'input. L'input arriva, quindi è come al solito il mio dannatissimo computer che ci impiega, non so perché, ma ci impiega sempre un po' a confermarlo. Allora, intanto salvo il brano dentro a spartiti. Questo in realtà è per i racconti della luna, quindi lo metterò dentro fiori di carta. Drop distant, ecco, salva. Ok, allora chiudo il programma e riapro, vediamo se funzica. Bello della diretta. Io mi muovo ancora, tra l'altro mi sono frizzato pesantemente come succede tutte le volte. Ecco, mi ero frizzatissimo. Allora si diceva. Dopo di istante, ecco, adesso se tutto va bene dovrebbe andare. E dovrei anche sentirmi doppio. Vediamo un po'. Adesso va, grazie signore. Quindi si diceva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Se mi state chiedendo, stai componendo semplicemente così a cazzo di cane perché te la sei immaginata? Sì, però so che siamo in si maggiore, quindi iniziare con la nota fondamentale non è così male, tutto sommato. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, quindi così. E qui di nuovo ta. Pausa e poi. Ciao, sono uno studente di un liceo musicale secondo anno, vorrei fare il conservatorio. Faccio di primo strumento flauto traverso. Cosa mi consigli per iniziare? Ciao, sono studente di un liceo musicale secondo anno, vorrei fare il conservatorio. E, cosa mi consigli per iniziare? E in che senso? Scusa la domanda. Vorrei fare il conservatorio. Cioè, cosa mi consigli per iniziare? Nel senso, brani o proprio iscriversi se è il caso di farlo? E poi, ti chiedo perdono, ma puoi riscrivere la domanda in un modo diverso perché non riesco. Vorrei fare il conservatorio. Faccio il primo strumento, flauto traverso. Bravo, flauto traverso è uno strumento bellissimo. Ho un sacco di amici che fanno flauto. E tra l'altro loro hanno finito liceo e conservatorio e sono finiti in diretti a lavorare. Io invece poi avevo Cristo fatto pianoforte, quindi ho proprio sbagliato tutto nella vita. Anche perché pianoforte passano fondamentalmente solo quelli che hanno una marcia in più. E io ho sbagliato a scrivere. Cosa mi consigli di studiare? Ah. Ma dici per l'esame d'ammissione? Scusami. Dici per l'esame d'ammissione o proprio se hai fatto la scelta giusta fare il liceo musicale? Poi, piccolo punto, ma il liceo musicale, quello che fate di strumento, non vale anche come parte per il conservatorio? Non funzionava così. Intanto buttiamo un attimo giù l'accompagnamento per questo e andiamo semplice, semplice, semplicemente seguiamo. Ah, cosa fai per l'esame d'ammissione? Intanto il liceo musicale va benissimo, non ti preoccupare. Per l'esame d'ammissione, beh, oddio. Dipende, te quanta esperienza c'hai? Perché comunque anche ora come ora l'esame d'ammissione non dovrebbe essere troppo tragico perché manca gente, la gente non si iscrive più. So che i posti sono sempre quelli che sono, perché ci sono pochi insegnanti presi e ci sono pochi posti di conseguenza, le cattedre, è tutto un casino. Comunque, te va lì e dai il meglio delle tue possibilità. Per l'esame d'ammissione serve sapere un po' di solfeggio, serve il solfeggio cantato, serve sapere bene il ritmo. Suono da 4 anni, bravo, dovresti avere abbastanza esperienza. Fai conto che quando sono entrato io al conservatorio avevo fatto anch'io 4 anni di strumento, sapevo insomma due cosine. Non è che fosse difficile, però preparati perché adesso il conservatorio richiede un bel carico di lavoro, preparati perché dovrai fare, cioè insieme allo strumento ci sono un sacco di corsi opzionali, c'è storia della musica, storia del costume, storia del. Nonché informatica musicale, che una. Poi io parlo per via in diretta perché io ho lasciato il conservatorio che era ancora vecchio ordinamento, figuratevi. Quindi era tutto diverso, cioè noi dovevamo fare strumento, poi tutto il resto è roba da riempire i buchi. Ho fatto anche 2 anni di musica da camera ed è l'unico coglione. Ah, figurati. Non cambia da un conservatorio all'altro? E no, i piani di studio dovrebbero essere ministeriali, come. Oddio, poi sì, soprattutto se hai un conservatorio molto forte potrebbe inventarsi dei piani di studio strani, ma tu fai conto che lo studente del conservatorio è lui che decide che piano di studio fare. Io ho un carissimo amico, è lui, che adesso sta facendo il conservatorio, ed è lui che decide il piano di studio da seguire, pieno di crediti da fare, una cosa immonda. Quindi, se volete fare anche liceo, e conservatorio, preparatevi perché sarà dura. Cioè, io ai miei tempi finivo il liceo, mi fermavo al conservatorio, finivo alle 7:30 di sera, mangiavo e poi studiavo dopo cena. Adesso è peggio. Per dire. Continuando qui, allora qui mettiamo una lunga e gli facciamo ripetere la battuta nel frattempo. Oggi sarà molto con calma, ragazzi, non pretendiamo nulla.
Tanto fuori preannuncia tempesta. Uè! Grandissimo King Louis Kivama che si unisce anche lui alla chat. Buon salve. E dai, tempesta. Ok, e qui invece cambiamo accordo. Allora, com'è che l'avevo fatta? Vediamo un po'. Anche questo non sarebbe male. Anche se sarebbe mi sol si sarebbe un 4-7, poi dovrebbe anticipare il quinto. Ci sta. Ok, quindi buttiamo prima giù questo. Che era un po' più funzionale. Metterò dopo i pedali, li metto sempre dopo perché fanno casino nel mentre si scrive. E poi sentirete il pedale fatto col sintetizzatore ha un suono totalmente diverso rispetto al pedale fatto. Sì, poi io dico al pianoforte, questo è un pianoforte elettronico perché. Torna sul primo. Allora, vediamo un po' qui che bel giro fargli fare. Si diceva. E qui sarebbe bello, per esempio, cambiare le voci e passare con la prima voce al. Con la prima voce alla mano sinistra, poi gli altri strumenti si uniranno dopo, eh. Si fa con calma intanto. E quindi. Ta, e qui ci facciamo un bel La di 2. Di 2 minima. Sentiamo. A proposito, quanto lo sentite alto il volume del sintetizzatore? Potete farmi sapere in chat? Vediamo un po', provo a suonarlo vero. Questa parte qui possiamo mandarla anche alla mano destra, in realtà, come seconda voce, così evitiamo di far casini. Ci mettiamo una pausa da un punto e mezzo, poi ci incolliamo qui. Esatto. Vediamo un po'. Ok, alzo un pelino il volume del sintetizzatore, proprio brutta fatta così senza pedale, ma con la grazia del sintetizzatore che sembra. Dai. E con un finale così sul re, volendo, uno può intendere il re che è il secondo rivolto del primo grado, volendo lo puoi intendere anche, scendi di uno, e questo può essere sia il quinto di sol minore, che è la rispettiva minore. Sì, a volendo puoi fare un passaggio ai toni lontani passando al re maggiore. Dipende tutto da cosa decido di fare dopo o da come mi girerà malissimo. Quindi qui siamo arrivati a re.
Cosa faccio? Inserisco qui il flauto? Potrebbe essere. Sì, non male. Quindi, no, continuiamo col pianoforte. Non facciamo ancora rompere le palle al flauto. Il flauto lo mettiamo dopo, o come ripresa del tema, magari. Vediamo un po'. Intanto mettiamo una bella pausotta e poi. Ta-ta-ta-ta. Pari e poi da nuovo, ok. Alle mie spalle si sta scatenando un diluvio, io ho paurissima che mi bagni le chiappe. E intanto continuiamo. Qui si è arrivati a re. Allora siamo a si, ci mettiamo il quinto. Facciamo di nuovo primo quinto volendo. Sempre per chi chiede, ma stai componendo a cazzo di cane? Sì. beh, quasi. Nel senso. Qui però mi sono tenuto ancora sul primo grado. Non cambiamo, dai, mettiamo il quinto dopo. Oppure potremmo anche farla così, volendo. Allora, vediamo un po'. Non mi convince troppo. Semplice. No. Ovviamente. Poi do. Facendo un casino con le dita. Anche perché voi non avete idea di cosa vuol dire avere due tastiere. Perché mi capita spessissimo che comincio a cercare di fare i comandi con la tastiera questa e poi cercare di suonare la tastiera con le lettere. Vabbè, se un lemona, lemona. Allora, in questo momento ho bisogno di altre idee, quindi. E intanto metto giù i pedali perché sì. E nel frattempo tiro fuori un altro argomento. L'altra cosa di cui volevo parlarvi oggi, mentre metto queste stanghette e mi faccio venire in mente che cacchio di è il concorso letterario a cui ho partecipato a sto punto una settimana fa e per il quale mi sono ripreso adesso. È stato stancantissimo. Che si chiamava Turno di notte. È stato abbastanza interessante. Praticamente ci hanno dato un incipit e. Alle che erano le 10:30 di sera ci hanno dato un incipit, avevamo tempo fino alle 5 del mattino per scrivere un racconto e non avevamo limiti di lunghezza, poteva essere lungo quanto volevamo. Fatto sta che io mi dico, vabbè dai, io grazie al cielo sono abbastanza veloce a battere la macchina, dai, cerco di finire per le 3. Insomma, ho consegnato 5 alle 5. E, no, però è stata un'esperienza interessante. E ho scritto un racconto di 8 pagine e visto che in questo periodo sto studiando fisiologia 2 e psicofisiologia ho basato tutto il racconto su un disturbo di tipo disturbo cognitivo, insomma. E c'è praticamente questo ragazzo che avendo subito una lesione al lobo frontale si sente costretto a fare certi tipi di azioni. È un
Oddio, non mi ricordo più come si chiama sta malattia. Mi pare che sia sindrome da. Boh, non me lo ricordo più. Beh, comunque la lesione è tipo al lobo orbito frontale. E praticamente questi pazienti, oltre ad avere un comportamento imitativo molto forte, cioè se ti vedono fare una cosa, la devono fare anche loro. Cioè, per esempio, se c'è il dottore che è lì che li sente con lo stesso scopio, vanno anche loro a sentire. E sanno anche il fatto che se vedono un oggetto lo devono usare. Cioè, per esempio, se questi qui vedono delle scale, le devono salire. Ok? E ovviamente nel racconto che ho scritto io c'è uno di questi ragazzi, poverino, che accoltella il padre plurime volte perché c'era un coltello lì vicino e alla fine si scoprono robe. Non vi sto a spoilerare. Però è stato veramente interessante. Ho dovuto farci uno studio abbastanza esteso. Non credevo mi avrebbe richiesto così tanto impegno in realtà. Perché per mettere dentro indizi per far capire il giallo insieme alle nozioni di medicina, senza però esagerare, perché il lettore poi si rompe le scatole se gli metti giù troppa roba. Insomma, è stato veramente bello. E i risultati usciranno a settembre, ma sinceramente è stata l'esperienza molto bella e mi ha insegnato appunto l'importanza della ricerca delle fonti e della correttezza di quello che stai scrivendo. Perché se vai a scrivere robe che effettivamente sono così, rispetto che inventarsi stronzate abominevoli, tipo nel libro di Paolini, combattimenti, che toccata e a fondo, a caso, colpo dall'alto, non puoi parlare delle cose che non sai. Si diceva, allora. Perché poi mi vengono... Ah, che rabbia! Allora lo facciamo così. Oggi ce l'ho con la minore, ragazzi, cioè con la minore, con la bemolle, abbiate pietà della mia anima. Si diceva quindi. Ci piace? Sempre e paura di aver sbagliato qualcosa col tempo, vediamo un po'. No, facciamo la 2 ai 2 e anche questa. Ops. Però sono fuori di uno. Ok, piano piano piano. Spostiamo il tutto avanti di mezza battuta. Cos'è su... Cosa vedo lì? Cos'è successo?
Sì, dai. Questa la facciamo durare due. Ah sì, cancelliamo sta roba, dai. Sì, purtroppo quando compongo io, ragazzi, continua a cambiare tutto. Continua a cambiare tutto perché non mi convince mai. Poi mi vengono fuori così. Ok, quindi facciamolo così. Quindi facciamo ta ti ta si la fa. Mi sono mancato, eh? Allora si diceva. Duette. Sì, ci può piacere. Qui uniamo. Due, tre. E qui, su questo re, possiamo far unire l'altra voce, volendo. Allora, vediamo un po'. Buono così. Allora, vediamo un attimino per l'accompagnamento a questo punto, eh. Se no, quello potremmo vederlo come un quarto sempre. Se no sarebbe bello anche l'effetto sesta. Mi sono accorto in questi tempi che unendo, cioè mettendo la sesta, dà molto un tono da minore rispetto al maggiore, semplicemente perché la sesta di un tono maggiore è il primo di un tono minore. Facciamo sesto, sì, perché sennò sarebbe. Allora, inseriamo una pausa da due e poi.
Ah. Poi qui ok, vediamo un po' se funziona. Facciamo così, spostiamo indietro di uno, ho capito. E mettiamo il pedalone per vedere se funzionifica ancora di più. E qui invece mi sa che sono due accordi diversi, perché passiamo dal quarto al quinto. Prendiamolo anche per lì. Quindi abbiamo deciso per terzo, sesto. No, non mi piace. Perché se questo deve essere sul quinto, deve essere sul fa. Ah, che brutto. E vediamo, deve averci il fa al basso. Anche questo ci può andare. Sì, lo so, lo faccio spesso di far risolvere la settima così nello stesso accordo, sinceramente, facendo un'anticipazione rispetto al tono precedente, una cosa che faccio sempre quando c'è quinto primo, e lo so che non è bellissimo, ma mi ci trovo sinceramente bene. Quindi, insomma, continuerò a farlo indebitamente. Allora. Un pa di da di ta tam. Qui posso risolvere invece. Andiamo sul classicone. Ovviamente questi sono due accordi diversi, quindi adesso li dividiamo. No, dai, non serve risolverla. Ho appena detto che mi ci trovo bene, vabbè. E questo. Wait. E su questo inseriamo il flauto poi. Vediamo un po'.
E qui si ricomincia, ok. E qui ci inseriamo il flauto. Con una pausa di una. E poi. Sono sul violoncello, vero? Ovviamente sono sul violoncello. Accidenti a me. Eh sì. Qui te. Vediamo un po'. Pensando ai al violoncello, cosa gli facciamo fare? Ovviamente si fa iniziare subito il violoncello perché l'accompagnamento. Dobbiamo rispettare lo schema. E qui siamo di nuovo su fa. Tanti tan. La do mi. Ah, perché qui anticipiamo un attimino, eh? Un po' da capo, perché sì. Ok, quasi tutto bene, c'è solo questa battuta dove proprio non ci siamo. Sì.
Ta ta. Se quella è la settima del quinto, ah, se questa qui è un quarto, quindi deve esserci Mi Sol Si. Mi sol si sol. Esattamente. Allora, troppo distant echoes. Perfetto. Allora, ragazzi, per oggi direi che basta così. Magari possiamo continuare la prossima settimana, sempre qui, in direttissima. Tanto non ho fretta. Vi ricordo che se volete leggere i miei racconti, li trovate nei link che sono in descrizione, sia su Wattpad sia su il mio blog. E per tutti invece gli aggiornamenti, le robe che sto per fare, e, insomma, se volete rimanere online su quello che combino, potete iscrivervi su Facebook. Alla mia pagina. Detto questo, io vi ringrazio della compagnia e vi saluto. Noi ci vediamo alla prossima settimana. O se mi gira male, anche boh, un altro giorno. Dobbiamo fare sempre una chiacchierata e se mai ci riuscirò, mi piacerebbe anche fare una live dove stream un gioco, però l'unica cosa che funziona sul mio computer è The Binding of Isaac, quindi siamo messi un po' male. Detto questo, vi ringrazio ancora, vi saluto e alla prossima.